fatica. Fatica. Buongiorno a tutti amici e bentornati a un'altra avventura dei 100 motori ruggenti. Oggi, come vedete, stiamo attraversando una bellissima vallata, siamo nella zona del Bellunese, stiamo andando verso Agordo, che sarà poi una tappa di transito per poi andare verso Passo Giau. Oggi puntiamo alle Dolomiti Bellunesi, vediamo a che ora arriviamo su, se facciamo una tappa per il pranzo, vediamo un po' come butta la giornata. Oggi siamo in quattro, siamo io, Mauri, Pino e Davide. Qua usciti dalla galleria, da 24 adesso torniamo a 30 gradi in pochissimo. Beh, ci siamo andati quantomeno una rinfrescata, dai, guardate che scorci che si vedono da questa parte, bellissimo. Eccoci qua, partiamo verso il Passo Giau, ragazzi. Galleria. Qualche nuvolazza, ma era previsto. Proviamo a filmarla tutta questa salita. Ecco che è arrivato Petrosa all'attacco della Triumph. Giappone contro Inghilterra. Si parte, parte la bagarre. Gran staccatona da parte del giapponese con questa moto che ancora non abbiamo identificato. Passa largo dopo il tornante, si butta subito al superamento della Triumph. Nel frattempo da dietro ecco che arriva un KTM. Anche lui si butta subito all'inseguimento, passiamo paralleli interno tornante ed eccoci qua, ecco un altro GS che ci sorpassa, la bagarre è fitta, la bagarre. Complimenti, tutti hanno fatto una buona gara, sorpassi regolari, la salita può riprendere in totale tranquillità perché sulle Dolomiti ci si va per vedere il panorama. Non percorrere. Amicici, andate piano, amicici. Che ci troviamo lo stesso sul passo, amicici. Che bici, invece moto, ma neanche tanto, guarda, qui la velocità è talmente bassa che i tornanti si fanno in prima, eh? 12° tornante, bellissima questa avventura, ragazzi. Olè. Abbiamo un ragazzo con la Insta360,
E la domanda è sempre quella: rientreremo nel suo filmato dopo questa curva? Chissà. Molti sicuramente, nel mio sì. Mancano 600 metri alla destinazione, questi sono gli ultimi tornanti, ragazzi. Siamo a destinazione. Che valle! Madonna, c'è un po' di gente? Ma siamo in montagna o a Ricciona qua? Bene amici, pranzo fatto in questa bellissima baita. Ripartiamo verso il passo Falzarego. Oggi giornata dolomitica. 1600 metri. Guardate qui il passo Falzarego. Bellissimo, guardate questa Dolomite. Prossimo passo Valparola. Abbiamo appena visto il cartello che il passo è aperto. Gradi ventilati, si sta proprio bene ragazzi. Ed è proprio qui a Passo Valparola che incontriamo questo edificio. Secondo me sarà sicuramente un forte a questo punto, sì. Guardate qua, questo è il famoso museo, esatto, il museo della guerra. E scendiamo guardando questo spettacolo della natura. Qui amici c'è poco da dire, cose fantastiche. Altra super vista ragazzi, si apre la vallata, la strada che stiamo facendo
campi sono pieni di fiori di un sacco di colori, ovviamente la telecamera non credo che riuscirà a distinguere questi piccoli dettagli, però è uno spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo. Corvara, nota località anche questa sciistica. Noi svoltiamo a destra, andiamo verso Passo Gardena. Calfosco. Eccoci tornati, amici, ripartiamo dopo la tappa cambio batteria. Ultima batteria disponibile per la giornata di oggi, dopodiché dovremo passare ad artifici differenti per tenere in carica la telecamera. La domenica sono anche le macchine, macello. 23 gradi in Val Gardena e si sta benissimo. Siamo sotto una nuvola, amici, roba da ridere. Ecco, così è un problema. Così sì. Adesso un po' troppo, amici. Eccoci qui, Passo Sella. Un goccettino d'acqua, vabbè. Questo era l'ultimo passo del viaggio di oggi, è stato un viaggio in giornata attorno ai circa 700 km per quanto riguarda l'itinerario che ci eravamo prefissati. Si apre anche il cielo, spazza via le nuvole, spunta un sole molto gradevole che ci permette di fare le ultime riprese in soggettiva dalla moto in questo caso. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like e continuate a seguire il canale per le prossime avventure. I 100 motori ruggenti vi aspettano. Ciao!